vento, grandine e pioggia, Vicentino sferzato dal maltempo, oggi la conta dei danni. Voce in quartieri, a San Paolo i residenti denunciano, siamo assediati da droga e gang di ragazzini. Sindaci, troppe responsabilità, consigliere regionale Gio Formaggio, bisogna cambiare qualcosa. Poiana Maggiore, ieri lo scontro frontale, mamma e figlia coinvolte, oggi è detenuta la madre. Capitale della cultura 2024, il centro-sinistra accetta l'invito dei sindaci a partecipare al progetto. Si sta a fare fatica, successo dell'iniziativa che coinvolge i giovani e gli assessori. Un'esperienza da ripetere. Buonasera, benvenuti al TG Vicenza. Apriamo il nostro telegiornale con i danni, i risultati dell'ondata di maltempo che ha sferzato il Vicentino nelle scorse ore. Vicentino sferzato dal maltempo, vento, piogge e grandine hanno colpito oltre all'altopiano anche la pedemontana vicentina, anche se in maniera meno violenta. Anche questa notte il maltempo ha come voluto segnare, timbrare un cartellino per segnare il proprio passaggio sulla nostra città. Anche se con minore danni rispetto ad altri territori, alcuni problemi si sono manifestati, in modo particolare causa la tromba d'aria che ha divelto alcune alberature, sia in parte pubblica ma anche in alcune proprietà private. Pedemontana vicentina, non nuova le bizze del tempo e agli effetti delle violente perturbazioni. Qualche settimana fa una grandinata aveva imbiancato le strade di Schio e nelle scorse ore i nuvoloni neri che si addensavano in cielo hanno tenuto col fiato sospeso più di uno scledense. Fortunatamente questa volta è andata relativamente bene, qualche danno per la grandine non è mancato ma è in via di valutazione. 50 complessivamente gli interventi dei vigili del fuoco impegnati nel Vicentino, con anche squadre di volontari impegnate per il taglio di rami, alberi e pali pericolosi. Molti gli interventi hanno riguardato l'altopiano, bersagliato dal violento temporale, ma anche i comuni di Valle del Pasubio, Isola Vicentina e la stessa Vicenza. Temporali, trombe d'aria, grandinate, sempre più violenti, segni di un clima che cambia e contro il quale, nonostante gli interventi, diventa difficile combattere. Stiamo investendo molto sul sistema idrogeologico, sono oltre 2 milioni di euro che stanno per essere investiti per mitigare il problema delle frane e il consolidamento dei territori, ma questo è un'opera che comunque, a fronte di questi eventi, diciamo, serviranno a evitare minori danni sul territorio, ma per quanto riguarda la grandine e le trombe d'aria, ben poco c'è da fare. Continua il nostro viaggio nei quartieri vicentini, siamo andati a San Paolo. Le strade già tutte messe male. Marciapiedi, strade sistemate, sicuramente sì. È chiaro che certi marciapiedi sono un po' disastrati, però insomma. Adesso in via dell'Edda non c'è le luci che funzionano, è da 3 giorni che non c'è le luci. Anche il rinomato quartiere San Paolo soffre per la scarsa manutenzione di strade, marciapiedi e la scarsa efficienza dell'illuminazione pubblica. Una zona di Vicenza un tempo tranquilla, generalmente ben servita da scuole e strutture sportive, ma dove paradossalmente crescono i disagi per l'imperversare di bande di ragazzini, alcuni dediti allo spaccio e al consumo di droga, altri che schiamazzando a tutte le ore, incuranti dei divieti, giocano a palla in piazza fino a notte inoltrata, creando danni alle strutture come qui alla scuola elementare Prati. In questa zona qua alla sera insomma ci sono delle presenze che c'è spaccio, ecco, di che sostanza proprio non si sa, però insomma ecco, e si nascondono qui dietro con il muretto, qua là a volte musica alta, ma anche personaggi notturni, non anche grandi, voglio dire anche di 30 anni. C'è il casino fino a mezzanotte, l'una della notte, casino. Casino derivato da cosa? Da ragazzini che giocano con la palla, fanno fracasso, che comunque fanno di tutto e di più. Certe serate quando giocano a calcio, facendo anche danni alla scuola, quello anche più che altro. Sì. Vediamo rifatte le grondaie perché? Queste rifatte perché sono state rotte con il pallone, insomma con il gioco del calcio, lì sotto lo stesso, in questa zona qua. Però, sì, è di fatto tutto il cappotto, quindi sono stati rotti dei vetri, delle tapparelle, ecco. Fra l'altro qui so, perché ci siamo anche informati anche con pattuglie che passavano, non si può giocare al pallone, è vietato.
Cambiamo argomento, parliamo dei sindaci che si trovano spesso a dover gestire l'equilibrio molto precario fra responsabilità e poteri. Da qualche tempo i primi cittadini chiedono maggiore attenzione e ora trovano una sponda nel consigliere regionale Gio Formaggio. La quiete dopo la tempesta. Ieri la ribellione dei sindaci. I primi cittadini hanno raccontato la loro rabbia, hanno spiegato che le leggi disincentivano chiunque dall'indossare la fascia tricolore perché, inchiodati a catene burocratiche, tra costi vivi e stipendi bassi, hanno responsabilità enormi che vanno ben oltre i loro poteri. Ieri avevamo dato voce ai sindaci. Oggi, forse ripensando al servizio di Rete Veneta, un signore cammina in via Zameno, a Vicenza. Attenzione, stava per cadere. Dove c'è un cittadino che inciampa in un problema, in suo aiuto arriva Rete Veneta. Chi c'è dietro agli occhiali da sole? Ma è lui, il consigliere regionale Gio Formaggio. Era per farvi capire cosa rischia un sindaco quando un cittadino magari trova una buca o magari una maloria sulla strada, inciampa, denuncia il comune e un sindaco deve rispondere. Allora, è vero che i sindaci devono tenere perfettamente i loro territori, però con le casse che hanno, che abbiamo, anzi ho fatto il sindaco tanti anni, non è sempre possibile tenere a pennello il proprio comune. Quindi può capitare che ci sia qualche buca, qualche problema non segnalato, magari con i temporali, con qualcosa. E non mi sembra giusto che un sindaco debba pagare di tasca sua, perché se non ha un'assicurazione paga di tasca sua i danni che ha. Dopo ci lamentiamo che non ci sono persone, non ci sono giovani che si affiancano e si affacciano alla politica. Uno per fare il sindaco oggi, con le leggi che ci sono in Italia, possiamo pure dirlo a Rete Veneta, è un pazzo, perché non sa a cosa va incontro. Deve rispondere in prima persona per tantissime cose. I sindaci rischiano per tantissime cose e proprio per questo c'è una carenza di vocazioni politiche, soprattutto nei piccoli paesi. Però rischiamo veramente che ci siano piccoli comuni dove nessuno va a fare il sindaco. Quindi fare il sindaco della propria comunità è il mestiere più bello del mondo, però dobbiamo cambiare qualcosa, non possiamo rischiare di tasca propria per cose su cui non abbiamo colpa e non possiamo intervenire. Passiamo alla cronaca con l'esito di un incidente stradale. Violento scontro tra due auto a Poiana Maggiore in località Cicogna nel tardo pomeriggio di giovedì. Ferite gravemente madre e figlia ricoverate all'ospedale San Bortolo di Vicenza. La mamma di 77 anni a causa delle ferite riportate non ce l'ha fatta e nelle scorse ore è deceduta. Le due donne a bordo di una Peugeot stavano percorrendo la stretta via Vicentina quando, forse per l'alta velocità, non sono riuscite ad evitare l'impatto laterale con la Golf del consigliere di minoranza Paganotto. La Peugeot con l'impatto è carabolata finendo la sua corsa semirovesciata nel campo agricolo. Le due donne rimaste incastrate nell'abitacolo sono state liberate dai vigili del fuoco. Soccorse dal SUEM 118 sono state trasportate all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove purtroppo la 77enne è morta. Illeso il consigliere. Abbiamo visto i vigili del fuoco in azione. Sono proprio i vigili del fuoco a lanciare un allarme. Hanno problemi di organico. Vigili del fuoco di Vicenza, emergenza organico, a lanciare l'allarme il sindacato di categoria. La questione, a dire il vero, è annosa. Già nel 2019 il comando vicentino con i suoi 5 distaccamenti contava una carenza di personale di circa 36 unità ed oggi la situazione è peggiorata. Quest'anno ci stiamo attestando superiore alle 50 unità, in particolare per le qualifiche tipo capo squadra o capo reparto, che sono coloro che coordinano le squadre all'esterno. Quindi, venendo a mancare questa figura prioritaria, ci trova un po' in difficoltà anche a fare il servizio quotidiano. Ci sentiamo in obbligo anche di avvisare la cittadinanza che loro magari si aspettano un tipo di servizio che però noi non possiamo e non possiamo garantire attualmente. Personale qualificato fondamentale per la gestione delle squadre in servizio sul territorio. La richiesta è di 11, ma attualmente a Vicenza ne dovrebbero arrivare 2, mobilità nazionale permettendo, ciò a scapito dell'operatività. L'operatività stessa viene a cambiare perché avendo il personale ridotto all'osso non possiamo garantire le procedure standard per lavorare e quindi la sicurezza degli operatori, oltre a garantire il servizio. Insomma, che vuol dire anche problematiche di copertura dei turni con personale che deve andare in supporto nei distaccamenti e viceversa. Ore in più da fare, ma anche qui ci si scontrerebbe con la richiesta di ore straordinarie, 2000 quelle domandate dal comando di Vicenza e quelle effettivamente
effettivamente autorizzate, circa 300, da suddividere sempre con i distaccamenti. Stesso problema con gli amministrativi e la montagna di pratiche da svolgere, basti pensare alla documentazione per la prevenzione incendi e la stessa gestione del comando. Che fare? Serve, spiega il sindacato, che si attivino anche i primi cittadini affinché arrivi dal Dipartimento regionale una risposta. Parliamo della candidatura di Vicenza a Capitale della Cultura 2024. Vicenza candidata a Capitale Italiana della Cultura 2024. Una sfida, un azzardo che richiede programmazione e che impone che tutte le forze della città del Palladio si uniscano per lavorare insieme, al di là delle bandiere politiche. Il sindaco Rucco ha deciso di raccogliere l'appello delle opposizioni per candidare Vicenza capitale della cultura. È una scelta importante e su una sfida così dobbiamo essere uniti. È una sfida da cogliere e su questo non c'è bandiera che tenga. La città deve unirsi e lavorare insieme. Un progetto, una prospettiva sulla quale lavoreremo sicuramente tutti insieme. E le commissioni, ci sono quelle di lavoro proprio che portano, no, il comitato di indirizzo, i tavoli, quindi potrebbe essere quella l'occasione per un coinvolgimento diretto anche dei rappresentanti della minoranza. Noi di Rete Veneta avevamo portato al sindaco la voce del centro-sinistra, che rivendicava di aver lanciato per prima l'idea di candidare Vicenza capitale della cultura 2024 e Rucco aveva aperto le porte. Oggi chiediamo al Partito Democratico se accetta l'invito. Il sindaco Rucco ha riconosciuto che è stata una mozione, una delle prime che abbiamo presentato, e in modo intelligente l'amministrazione l'ha sposata, perché si capisce che è una delle prospettive della nostra città. Quindi dal nostro punto di vista sarebbe veramente bello e importante che si attivasse questo processo in cui tutti gli attori vengono coinvolti. Il problema è che poi i tempi sono strettissimi, quindi adesso c'è un consulente che farà questo progettone, ecco, però poi crediamo che l'aspetto importante sarà veramente nei prossimi anni di mettere insieme tutte le forze. Insomma, se il sindaco ha aperto le porte, il centro-sinistra è pronto a partecipare, a cominciare dal Consiglio Comunale, con la Commissione Cultura composta da tutte le forze politiche. Le forze politiche poi possono in accordo invitare anche altre parti di città, quindi consulenti, esperti. La commissione proprio è il luogo aperto di discussione per antonomasia. E proprio la commissione cultura potrebbe coinvolgere dei consulenti per calare il progetto sulla città. Ci sono dei facilitatori, ci sono delle persone che poi coinvolgono i cittadini che hanno voglia di essere parte di un progetto, coinvolgono appunto le istituzioni culturali e non, perché capitale della cultura vuol dire una capitale che tira fuori veramente tutte le risorse. Pensiamo che risorse ci sono anche, no, di palazzi storici, di ville, pensiamo poi anche quello che può nascere, perché già nei quartieri, ecco, c'è veramente tanta cultura che si muove, le biblioteche, ecco, è tutto un mondo che va attivato. Tempo di bilanci per il progetto Ci sto a fare fatica. È l'ultima pennellata, l'ultima panchina in questo parco, ultimo giorno del Ci sto della terza settimana. Allora commentiamo le ultime pennellate, dai, una, due. Dai, ce la fate. Avete finito di fare fatica? Sì! Grandi! Grande soddisfazione, questa mattina sto facendo un giro, sono accompagnata anche dall'assessore Tosetto. Vogliamo vedere i risultati di un progetto che è stato condiviso da me, assessorato alle politiche giovanili, insieme al consigliere Maltauro e insieme al collega Tosetto, per impegnare i nostri ragazzi in qualcosa di estremamente utile, concreto e bello per la città. È decisamente positivo il bilancio di Ci sto a fare fatica. Questa iniziativa, che ha visto coinvolti un centinaio di ragazzi, ha fatto contenti tutti. I giovani in primis, per essersi resi utili e per cui godranno un buono speso di 50 euro. Ma positivo è il giudizio anche di chi usufruisce ogni giorno del parco di Via Giuriato. C'era dei panchine che faceva veramente schifo, scusi a parola. Perché proprio io ho rovinato un paio di pantaloni, visto che vengo spesso, forza di assarti, sederti, certo. Erano tutti scheggiati, loro invece certo. Hanno tutto grattato bene, carteggiato. È servito, insomma. È servito.
Il sopralluogo poi si è spostato al parco di Via Calvi e a quello di Villaggio Sosso in Viale Trieste. Per l'amministrazione comunale il progetto è ben riuscito e verrà riproposto anche il prossimo anno. La speranza di questo progetto è quello che ai nostri ragazzi rimanga quel sentimento di appartenenza a un bene comune, a un bene pubblico che deve ovviamente essere a disposizione di tutti e per questo deve essere salvaguardato, e quando non magari è rotto o da sistemare si può anche insieme fare delle piccole cose per migliorare la qualità della nostra vita. Questo era l'ultimo servizio del nostro TG Vicenza. Vi ricordiamo che dopo la nostra informazione andrà in onda Sport in Casa con Alex Iuliano, che avrà come ospite Germano Zerbetto del Montecchio Maggiore per parlare del mercato biancorosso. Questa sera il nostro direttore Luigi Baccialli avrà come ospiti a Focus Mario Fabris, Lucrezia Favaro, Alain Luciani, Pietrangelo Pettenò, Antonino Pipitone, Francesco Pontelli e Paola Roma. Grazie per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata e vi lasciamo al meteo. Generazione in generazione tramandiamo ogni giorno gli stessi gesti antichi, e si sente perché in ognuno dei nostri prodotti ci sono secoli di conoscenza. Benvenuti al meteo. Anticiclone sempre più presente. Sabato 10 luglio sarà una giornata di bel tempo e caldo un po' più sopportabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Qualche nuvoletta sui settori montuosi e pedemontani ci sarà, ma sarà del tutto innocua. Clima gradevole, con temperature minime tra 17 e 22 gradi, valori massimi compresi invece tra i 27 e i 31 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora a Vicenza, in città ma anche in provincia poche novità, sarà infatti asciutto e stabile. Stesso scenario dunque, con tanto sole dappertutto, solo con qualche addensamento ma senza ulteriori conseguenze e senza nulla di particolare da segnalare. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Rete Veneta. Gusti unici, premiati e riconosciuti in tutto il mondo. Caseificio Pennar, Asiago. Gusta la differenza.